E qui nel foyer della Sala dei 500 c'è anche Martina Emisfero, a capo del Dipartimento Giovani e Futuro della Lega Nord. Qual è stato il vostro contributo nell'elaborazione del manifesto presentato oggi qui agli Stati Generali da Maroni? Abbiamo lavorato in team anche grazie alla collaborazione del coordinatore federale dei Giovani Padani Lucio Brignoli, che mi ha sostenuto e ci ha aiutato, diciamo, ad avere un esito positivo del tavolo. Gli imprenditori che hanno partecipato al tavolo, che erano più giovani o anche meno giovani, hanno portato le loro esperienze personali dirette e quindi siamo riusciti a convergere su due tematiche principali che poi sono effettivamente entrate nel manifesto che oggi il segretario federale ha letto alla platea del Lingotto. Ecco, quali le strategie per garantire più occupazione ai giovani? Sicuramente incrementare la flessibilità in entrata del mondo del lavoro e per garantire nuovi posti di lavoro e quindi far sì che i ragazzi possano avere un'occupazione più stabile o comunque avere più possibilità occupazionali, bisogna ridurre la tassazione per le aziende. Quindi le aziende non possono spendere quello che spendono oggi per assumere un dipendente ed è per questo che abbiamo formulato questa ipotesi della riduzione dell'IRPEF, anzi dell'eliminazione del pagamento della tassa dell'IRPEF per le aziende per assumere un nuovo dipendente giovane fino ai 35 anni. I giovani del nord si sentono discriminati? Beh sì, sicuramente sì, da fonti giornalistiche, l'hanno riportato tutti i giornali, che Lombardo prima di dimettersi in Regione Sicilia ha fatto 2.000 assunzioni nuove e sicuramente tra queste 2.000 persone ci saranno stati anche dei giovani e noi abbiamo degli enti pubblici che non emettono bandi per assunzioni esterne da non so quanto tempo, quindi sicuramente i giovani del nord sono stati discriminati e continuano ad esserlo.